Signore e signori, Belanelli, elfi, nani, umani, gnomi, hobbit, democristiani. No, democristiani no. Benvenuti, finalmente, il 22 settembre, per il compleanno di Bilbo e di Frodo. Tutto inizia dal compleanno loro. E allora famo inizia pure sta serie dei riassunti sul Signore degli Anelli, la compagnia del Muorello. E indovina chi sarà il Muorello? Che poi, la compagnia dell'Anello, le ultime 150 pagine scarse su 500 de libro, le prime 350 so 2-3 persone. Serie di film tratti dalla fortunatissima, Felix felicissima, trilogia di Tolkien, uscita tra il 1954 e il 1955. Uscita, ma scritta in 14 anni dopo lo Hobbit, pubblicato nel 36. E poi c'è stato quel piccolo particolare chiamato guerra. Quindi se lamentiamo De Martin, che comunque ci mette decenni pure lui, e manco è scusato, l'unica guerra che fa è contro i trigliceridi. Epopea dal sapore antico, scritta dal maggiore esperto di cultura anglosassone e medievale dell'epoca. Questo era Tolkien, eh? È come se Barbero si mettesse a scrivere un fantasy. Serie di libri che me son letto, ovviamente. Ma con chi pezzi sta a parlare? Ma chi pezzi sta a guardare? L'ho letti più di una volta? Di 10 anni fa. Minimo. Non mi ricordo un cazzo. Quindi mi so riletti lo stesso librone unico. Regalatimi da mi zio nel 2000 e spicci. Va che bellino. Pure con la dedica. Sì zio, combatterò l'ignoranza. E quindi no, non lo faccio House of the Dragon. Mi dispiace rega, sto a fa questo. Partendo dal primo film, ma non quello normale, la versione extended, allunged, quasi 4 ore di film. Tacci mia, mi sa che devo fare 3 parti. Te la faccio io, la miniserie tv fedele ai libri. E iniziamo, va. Il primo film inizia con uno spieghino di una voce femminile. Una voce dolce e accurata, nell'aria fresca e limpida. Galadriel. È Galadriel. Le duole informarci che il mondo sta cambiando. E di questo gli elfi sono tanto tristi. E quelli che ricordavano i bei vecchi tempi, signora mia, non ci sono più. Ma intendi i tempi di quando c'era Morgoth, detto Melkor? Detto da chi? Da altri. Il signore del male, incazzatissimo, il più potente dei Valar. Ma che cazzo so i Valar? Qua tocca fare una premessa della premessa. E famola dai. In principio c'era Eru. Che fece sto Eru? Creò gli Ainur, letteralmente i primi. E i Valar sono gli Ainur maggiori, quelli che meneno di più. Li paragonano agli angeli, diciamo. Quindi sì, Melkor è Lucifero, colui che corruppe i coglioni, corruppe alcuni degli Ainur minori, chiamati Maiar. Tipo chi? Sauron. E i Balrog. Quindi Galadriel, quei tempi rimpiangi? E titolo del film! Una storia di Orafi. Una storia di Orafi. Che inizia subito col passato serio. Azz. E dai, agli elfi molto bel furono dati 3 anelli. Spoilerissimo, uno c'è la Galadriel. Te lo fanno vedere subito. E a questo punto nominiamoli. Quello che ha Galadriel si chiama Nenia, l'anello bianco dell'acqua, di Nanto. No, poi c'è Vilia, l'anello dell'aria, che ce l'aveva Gil-galad. E mo te dico chi è. Adesso comunque, lo sai chi ce l'ha? Elrond, Fippervilia. E infine Narya, l'anello de fuoco, che se hai visto lo Hobbit, la battaglia delle 5 armate, extended version pure quella, sai che ce l'ha Gandalf. Se non lo sapevi, è una bella botta. Questi sono i 3 brillocchi erfici. Ma da chi sono stati donati stanelfi? Dal più grande fabbro delle region, Celebrimbor. Ma posso più sul serio uno che si chiama Celebrimbrum? Ma che andava in moto, sterfo? Celebrimbrumbrum! Presentava i TV per i ragazzini! Celebrimbumbam! Ma dai, posso andare avanti con la poesia, la bellezza? O devi continuare a di cazzate, prende per il culo i nostri eroi? Scusa, è il lavoro mio. 3 anelli ai re degli elfi, sotto il cielo che risplende. Gli esseri immortali più belli e saggi. E il fatto che te lo stia raccontando un'elfa non offusca in alcun modo la sua imparzialità. La triade, trinità, numero perfetto. Mentre i 7, numero magico, ai nani, tanto bravi. 7 è anche il numero di Minerva, della sapienza, del costruire e lo scavare. Eh?
7 ai principi dei nani nelle lor rocche di pietra. E 9 il numero della redenzione agli uomini che ci provano e che la triste morte attende. Ma quindi anche i 7 e i 9 sono stati donati dagli elfi. No, quelli da Sauron. Ma scusa, non ci devo fa botte con Sauron. Siamo solo all'inizio, già non ci sto a capire niente. Premessa della premessa della premessa! Sauron andò dagli elfi nella seconda era, travestito da bel signore, di nome Annatar, emissario dei Valar, dice. E gli disse: creiamo un po' di bigiotteria magica insieme. E c'è le Brimbor. Ok. Creò gli anelli con Sauron, tranne quelli elfici, che li fece da solo. Ma poi Sauron creò l'unico anello nella terra di Mordor. Non t'avvicinà, perché? Te Mordor. Dove l'ombra cupa scende. Un anello per domarli, un anello per cioccarli e nell'oscurità scammarli. Ma come scammarli? Cioè le Brimbor ne ha fatti 3 senza dimmi niente. Sauron rosica, quasi giustamente a sto punto. No, è cattivo. E parte a guerra. Ma allora è colpa degli elfi se stiamo così nella Mordor? L'hanno aiutato a fare gli anelli che poi voleva assoggettare col suo. No, noi siamo quelli belli e saggi. Voi fate schifo, noi siamo bravi. Tutto sto affair degli anelli deriva dalle vecchie tradizioni anglosassoni di distribuire anelli agli alleati, ai vassalli, dai tempi di Beowulf, l'anello dei Nibelunghi. Dico cose a caso che mi fanno sembra colto. Andate a cercare. Allora gli elfi e i Numenoriani, che sarebbero gli umani, ma un po' diversi, vero Elrond? Chiediamo a tuo fratello? Lo dico dopo. Crearono l'ultima alleanza e la guerra che pose fine alla seconda era. Chidela! La battaglia di Dagorlad. C'erano pure i nani, eh? Nessuno si ricorda dei nani. Unita alla sconfitta di Sauron, quella un po' dopo, ma vabbè. Fatto sta che andarono a bussare alle porte di Sauron, come degli antichi piazzisti. E i capi delle rispettive armate erano Gil-galad per gli elfi, quello de prima con l'anello. Eccolo! No, questo è Elrond, figlio di Erendil, il mezzelfo. Elrond è l'araldo di Gil-galad, non è il capo. Dove sta Gil-galad? Che vuol dire luce di stelle. Ma sa che è questo? E va gli elfi quanto so belli. Pure quando squartano le robe, coreograficissimi. È importante, so belli in tutto. Guarda l'ultimo da fila. Fosse arrivato prima il nemico, si sarebbe fatto ammazzare. Perché deve rispettare lo squarto sincronizzato. E dalla parte degli umani c'è Elendil dell'Ovesturia. E che è l'Ovesturia? Numenor. E che è Numenor? Dopo, quando ciccia fuori Aragorn, Elendil con suo figlio Isildur. Ma allora è fratello di Elrond? No. Elendil, padre di Isildur. Erendil, padre di Elrond. Tolkien, per favore. Però si sono mezzi parenti. Ciao, prozio! Vabbè, fatto sta che Gil-galad, capo degli elfi, e Elendil, capo degli umani, ci crepano tutti e due. Fine della seconda era, fine pure dei loro due. Perché anche Sauron scende in campo. Ed è veramente il caso di dirlo? Lo devo dire. Scusate. Mena come un fabbro. L'alleanza uomini-elfi sembra non regge il potere dell'unico drip. Elendil vola via come uno straccetto e casca sopra la spada dei re, Narsil, spezzandola. Così si rompe. Lui colpo po', splat, distrutta spada leggendaria. Qui la sfascia Sauron, più dignitoso, dai. Ma col pezzettino rimasto attaccato all'Elsa, Isildur tenta la giocata, che ieri barta il risultato. Gli orchetti già stavano a ritirare la snai, facendogli una manicure troppo approfondita, privandolo dell'unico anello in cui aveva riversato tutto il suo potere, tutte le cose brutte e cattive, tutto... Perché così fa la gente nel mondo di Tolkien. Riversa robe dentro cose. Sbrattano loro stessi proprio. Sempre Morgoth, per dite. Lo sai dove si è sbrattato, riversato lui? Nel mondo! La malvagità non sarà mai sconfitta pure per questo. Perché lui ha fatto un casino. Ma che fregatura! Sauron schioppa. E nel parapiglia Isildur s'arruba tutto il ninnolame, venendo corrotto dal desiderio di flexare il potere bling bling capitalismo. E come finirà la vita di questo condottiero possessore dell'anello? Con agguato d'orchetti del cazzo al fiume Anduin. Lui se butta nel fiume e diventa invisibile, mettendosi l'anello, che si era rimpicciolito per calzare il suo dito. Ma come rimpicciolisce? S'allarga quando vuole
scappare. Quando capisce che non potrà arrivare più lontano di così con l'attuale portatore. Per questo la gente lo porta legato con una catenina. Così lo scioccano. Morto, ma come? Lo sconfittore di Sauron! Crepa tristissimo in mezzo al fiume frecciato dagli orchetti. Quasi peggio del padre, eh. Certo che sti numenoriani fanno un po' delle figure de merda. Sono un po' imbranati. Terza era! Passa un po' di tempo, perché l'anello sa essere paziente. Ma abbiamo aspettato un bel po'. E ora de farse raccoglie da una mano, che non è la stessa che si vede dopo, perché questa è la mano di Deagle. Anche se noi sentiamo parlare Smeagol, il mio bene rifugio che non si svaluta nel tempo. Sentiamo parlare Gollum. Dopo 500 anni l'anello abbandona pure lui. No, gli interessi! Venendo raccolto da Lo Hobbit. Eccolo! Mentre scrive Lo Hobbit. No, non si chiama Lo Hobbit. Si chiama Andate e ritorno, le vacanze di un Hobbit. No, si chiama Libro Rosso dei Confini Occidentali. C'ha un sacco di nome. Ma chi lo scrive? Il festeggiato di oggi, 22 settembre. Auguri! Bilbo Baggins! Ed è proprio qui che inizia la nostra avventura! Ma non ora! Perché mi sono spaccato una mano. Quinto metacarpo e mi hanno fasciato tutto e non riesco a editare. Ho editato gli ultimi pezzetti con la mano sinistra, tu non puoi capire l'odio. Era meglio spaccarmi le gambe, almeno potevo lavorare. Devo interrompere qua. Mi sa che faccio quattro parti, eh. Questa sarebbe dovuta essere dei tre quarti d'ora minimo, perché ce n'è da dire. Gli dico al dottore, levami sto coso, mettimi in tutore. Dottore, potrò ancora ballare, editare. Ve faccio sapere quando torno. Ciao ciao.